Salve a tutti, eccoci al nostro terzo appuntamento di Diabete Movimento. Abbiamo già visto a chi stiamo parlando, di che cosa parliamo, oggi scopriamo il perché. Innanzitutto abbiamo deciso di iniziare questo tipo di attività, questa rubrica, perché la conoscenza fino a se stessa, se non viene trasmessa, per noi non ha valore. Come vi ho detto nel primo video, io ho dovuto tentare spesso per prove ed errori, dovendone subire le conseguenze direttamente sul mio corpo. Quindi tutte le esperienze fatte finora avrei piacere a poterle trasmettere ad altri perché non commettono gli stessi errori e possono avere magari delle misure, degli strumenti differenti per riuscire meglio di me. Con Studio Nuovo siamo riusciti a fare proprio questo, cioè a unire le esperienze alle conoscenze scientifiche e progettare e promuovere dei protocolli di esercizio fisico adattato alle esigenze individuali, anche nelle persone che hanno il diabete. Ci impegniamo da anni in questo settore perché sappiamo quanto sia importante l'attività fisica nelle gestioni delle patologie cronico-degenerative come il diabete. Questa, parlando sempre di diabete, è così importante che viene considerata uno dei tre pilastri fondamentali della terapia diabetica. La prima, ovviamente, come abbiamo già detto, è l'insulina, senza la quale oggi non si può sopravvivere. Ricordiamo che per il diabete tipo 1 non c'è una cura, c'è una gestione della patologia, quindi serve a terapia farmacologica, l'insulina, una corretta alimentazione e il terzo è proprio l'attività fisica. L'obiettivo di una sinergia di questi tre pilastri non è quindi la cura del diabete, lo ripeto un'altra volta, ma è quello di cercare di dare un'aspettativa di vita a chi ha il diabete pari alle persone che non hanno la patologia e allontanare il più possibile il rischio di altre comorbidità. Come sappiamo, ve lo ricordo, l'attività fisica riesce a mantenere un buon peso corporeo o migliorarlo, abbassare la pressione arteriosa e diminuire il rischio di patologie cardiovascolari, migliorare il metabolismo glucidico e quindi la gestione del diabete stesso delle glicemie, aumentare la forza e la funzione muscolare, riesce anche ad abbassare il rischio per certi tipi di cancro, migliora anche la parte mentale e psicologica grazie al rilascio di alcune endorfine che appunto danno questa sensazione di benessere ma anche di soddisfazione quando finiamo il nostro allenamento. Bene, ma se fosse così facile, perché ci sarebbe bisogno di questa rubrica e rimarcare ancora di quanto sia importante fare attività fisica e farla bene? Ecco, come abbiamo già un po' detto, questo aumento delle richieste energetiche date dal movimento, cioè quando ci muoviamo consumiamo di più, questo fa sì che il glucosio dalla parte ematica dal flusso sanguigno debba essere spostato velocemente nel muscolo. Il muscolo ha già delle sue scorte di glucosio, ma quando inizia a lavorare in certo modo, magari per tanto tempo, allora lì il muscolo che sente sta perdendo le sue risorse di glucosio subito lo inizia a richiamare dal flusso sanguigno. Quindi assistiamo a questo spostamento dello zucchero dal sangue verso il muscolo. E cosa abbiamo? Un abbassamento della glicemia. Il corpo però è abbastanza furbo, quindi cosa fa? Prende quel glicogeno che avevamo visto che è presente nel fegato, lo inizia a scindere, lo inizia a spezzettare in piccole molecole di glucosio, quindi questo ci vuole anche un pochino, e questo glucosio poi rientra nel flusso sanguigno. Quindi poi dal fegato viene portato nel sangue e nel sangue poi arriva verso il muscolo. Mentre nel soggetto, per favore chiamiamolo sano, questo processo è molto fine e preciso, riesce a stabilizzare la glicemia, cioè la tiene entro certi range senza che si abbiano poi delle complicazioni. Nel diabete invece abbiamo subito una grossa falla. Praticamente che succede? Quando questo zucchero dal sangue si abbassa, cioè c'è meno zucchero, la glicemia è più bassa, in un corpo che fisiologicamente funziona bene inizia a prodursi il glucagone, che è un ormone contro l'insulina, che quindi dà un messaggio al fegato che dice: guarda, mi devi lasciare un po' di glucosio perché io nel sangue ce ne ho poco, e quindi dà inizio a questo processo dove lo zucchero che viene passato dal sangue al muscolo va anche dal fegato al sangue e riesce a mantenere la glicemia stabile. Tra l'altro, già questo, il glucagone va a inibire, va un po' a bloccare l'effetto della produzione dell'insulina. Chi ha diabete però, come abbiamo detto negli altri video, questa insulina non è che se la produce, la deve fare dall'esterno, quindi ormai quella che ho fatto ce l'ho lì, non la posso andare a bloccare la produzione, l'ho già fatta, e quindi anche la stessa azione e produzione di glucagone viene inibita dagli alti livelli che sono già presenti di insulina. A questo punto non c'è tanto glucagone che dice al fegato di riportare zucchero dal fegato al sangue, ma invece c'è tanta insulina che dice al sangue di portare lo zucchero verso il muscolo.
e quindi si può assistere all'ipoglicemia data dall'esercizio fisico. Ovviamente attività fisiche diverse comportano effetti differenti sull'equilibrio glicemico, ma su come gestire l'attività fisica lo vedremo nel prossimo video.